Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. No, piano questa cosa. Fuochi d'artificio, lanci di rose e poi caroselli e clacson per dare l'ultimo saluto a un boss della malavita. Ho visto tanto fumogeno perché c'erano delle macchine che suonavano. Se ti ammazza per essere morto uno fanno tutto questo casino. È successo ancora, sempre a Roma, questa volta nel quartiere di Tor Bella Monaca, senza che quasi nessuno battesse ciglio. Io sono al funerale, stavo. Ah. Ma qual è il boss? Ma è una brava persona, c'ha 70 anni, qual è il boss? Dopo i funerali show del 2015 del re di Roma Vittorio Casamonica, pensavamo che scene così non si potessero più ripetere, e invece... Questa è la parrocchia del Santo Redentore, dove si sono svolti i funerali di Biagio Sparapano, una figura di spicco del traffico di stupefacenti. Tra i parrocchiani, però, c'è la paura di esporsi. Però non è possibile dire di no a nessun tipo di funerale. Dal momento in cui il feretro è entrato nel carro funebre, hanno iniziato sia i clacson e tutto. Tu vai anche fuori, ma sei solo dopo 500 persone che fai. C'erano i camionetti della polizia davanti sul sagrato, quindi cioè non è il parroco lì che deve intervenire. Per evitare scontri, sembra che nessuno abbia voluto o potuto prendersi la responsabilità di bloccare le esequie show del boss. Parliamo di una funzione privata, quindi lo sapeva solo il prete. Stando al problema di chi era il personaggio, lo possono sapere la questura, quindi insomma lo Stato, non il municipio che è l'ultima ruota del carro. Il corteo delle auto dalla parrocchia è arrivato alle Torri Ater, dove vive la famiglia del boss. Anche Tiziana, sotto scorta proprio per le minacce dei clan, risiede in una delle torri. Si è sentito tutto questo trambusto di macchine che suonavano. Dov'erano? Qua sotto c'è un parcheggio lì. Le piazze di spaccio di Via Scozia si sono fermate, anche di Santa Rita. Ci imbattiamo in un parente di Sparaparo, ma a questo punto le telecamere, in quella che è una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, non sono più gradite. Piano! O dovete lasciare base, hai capito? Mi manca il nome di me. Hanno rotto il traffico. Adesso ha fatto solo clamore perché è uscito sul giornale, però quello che si vive tutti i giorni forse è peggio.